dire a favore di quello che è il popolo campano, che in tutti gli incontri pubblici che ho fatto con le varie associazioni, sindacati, associazioni di categoria, imprenditori, elettori, sostenitori del centrodestra, sono sempre stata accolta in maniera molto calorosa e soprattutto con una grande volontà di ascoltare che cosa volevo dire e soprattutto quali sono i punti del nostro programma elettorale. Quindi per questo li ringrazio. Dall'altra parte, da quando milito, e ormai sono quasi 7-8 anni, a sostegno e a favore di quello che sono i partiti di centrodestra, che continuo a sostenere, e adesso si è visto in maniera molto più palese che siamo ormai in mano a quello che è una dittatura del pensiero unico, perpetrato da quello che sono sostenitori della sinistra. Sicuramente questi attacchi mi stanno e mi hanno fortificata e mi hanno ancora convinto ancora di più a continuare in quello che sto facendo, in quanto io sono molto vicina a quelli che sono gli ideali del centrodestra, quindi ideali che premiano e promuovono quella che è la cultura cattolica cristiana, che sono per la sovranità popolare, che sono per le autonomie regionali, ma sono soprattutto per una democrazia dei popoli, cosa che invece a livello di politica nazionale è palese che da quando la sinistra è al governo l'elettorato non riesce più ad andare al voto. Quindi diciamo che questo loro atteggiamento arrogante, ma soprattutto di presunzione di avere la verità e la unica purtroppo verità in mano sia la loro, è ampiamente visibile. Quello che sicuramente può dar fastidio a loro della mia figura è il fatto che sono donna, è il fatto che sono nera e che per il centrodestra mi occupo di politiche sociali, di internazionalizzazione e non condivido quello che è il loro pensiero su quello che è la legittimazione della clandestinità. Però voglio anche dire che siamo, grazie a Dio, in uno stato democratico, che è giusto che ognuno abbia la libertà di pensiero ed ovviamente di poterla esprimere nel rispetto degli altri, cosa che invece loro non hanno assolutamente fatto nei miei riguardi e nei miei confronti. Non mi fermo, vado avanti, consapevole che ci sono molti elettori che di questa mia battaglia ne stanno facendo anche una loro battaglia, perché poi alla fine alle persone di che colore sono io, di quali sono le mie origini, di quello che è la mia storia personale, credo che gli importi relativamente, se non semplicemente alla base, di conoscere il candidato. Poi quello che gli interessa all'elettore, soprattutto all'elettore campano, se non agli italiani, è sapere politicamente che cosa vogliamo fare per il territorio, quali sono le soluzioni, quali sono le idee, quindi come la politica è in grado di rispondere ai bisogni dell'elettorato. E io è su questo che mi confronto, è su questo che sto facendo campagna elettorale e non accetto e non voglio assolutamente che ci possano essere degli attacchi fatti alle persone, agli elettori, basati solo ed esclusivamente ancora sulle ideologie.